Buonasera, siamo qui con Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, che ha concluso questa sera con noi il Trame Festival, col suo spettacolo Slurp, che è diciamo, un passaggio per quello che quali sono stati gli ultimi anni del giornalismo in Italia, partendo ad esempio da Mussolini, dall'era del fascismo ai giorni nostri. Però la prima domanda d'obbligo è sui risultati clamorosi elettorali che sono appena giunti. Sì, li abbiamo appena appresi, ho appena scritto il mio pezzo per il Fatto Quotidiano di domani e devo dire che sono risultati storici, nel senso che non era mai accaduto che un movimento sorto dal basso prendesse in mano la capitale d'Italia, una città importante, tradizionale, roccaforte della sinistra come Torino. Quindi lo stesso è successo a Napoli, dove De Magistris ha stravinto senza avere nemmeno un partito alle spalle, se non il suo movimento, quindi è un bel segnale, insomma, movimenti civici di cittadini che intercettano la rabbia, la stanchezza che ha la gente nei confronti dei vecchi partiti. Finalmente si è capito che non basta prendere un quarantenne e metterlo al posto di un settantenne per cambiare un partito, quando poi il quarantenne fa le stesse cose di chi lo ha preceduto. E quindi è una speranza di cambiamento che vediamo. Se vedremo adesso se i 5 Stelle saranno capaci di concretizzare in un governo efficiente e trasparente. La Raggi e l'Appendino possono diventare le due testimonial di una ulteriore crescita del Movimento 5 Stelle se sapranno governare di qui alle prossime elezioni politiche le due città di cui diventano sindaci in maniera efficace, nuova ed efficace. Se invece si perderanno in dilettantismi, improvvisazioni, come a volte è anche capitato a sindaci dei 5 Stelle, diventeranno invece che i testimonial del movimento i migliori testimonial dei vecchi partiti che diranno: avete visto, non c'è nessuna alternativa a noi. E questo naturalmente sarebbe una doccia gelata sulle speranze di tanta gente. E poi l'altra domanda che io ci tenevo a farle è: secondo lei, vista la partita del referendum che ci sarà adesso nel prossimo autunno, come si sposta questo dato elettorale, che alla fine sono grandi città, sia sulle politiche del governo sia su questo referendum che da costituzionale ha assunto comunque dei caratteri anche pro o contro Renzi? Sicuramente, dato che è stato Renzi a dire chi vota contro la mia riforma vota contro di me e mi manda a casa, ci sarà molta gente che non va a verificare che cosa c'è nella riforma, che si accontenterà di mandare a casa Renzi e quindi invece di dire di no alla sua riforma dirà di no a lui. Io la riforma l'ho combattuta fin da quando l'ho letta, quindi fin dalla primavera del 2014, quando abbiamo sul Fatto Quotidiano raccolto molte firme contro questa porcheria. Abbiamo continuato, all'epoca Berlusconi e la Lega stavano dalla parte di Renzi, e continuo a combatterle adesso ritrovandomi come compagni di strada non voluti del no, anche il centrodestra che ha cambiato idea e altri che invece hanno sempre avuto la stessa idea, come la sinistra di SEL, come i costituzionalisti più importanti d'Italia, come i 5 Stelle stessi che per difendere la Costituzione salirono addirittura sui tetti della Camera. Quindi Renzi si pentirà amaramente di avere trasformato quel referendum da un fatto tecnico a un fatto personale, perché queste elezioni hanno dimostrato che c'è una destra, c'è un centro-sinistra e c'è un Movimento 5 Stelle, quindi sono tre Italie. Una è al governo, è un governo di minoranza che si regge su un premio, quello del Porcellum, che è illegittimo, e che si è arrogato il potere di cambiare la Costituzione contro gli altri due terzi dell'Italia che non volevano, e adesso rischia di pagare questo nelle urne, perché se come è avvenuto a Torino, dove gli elettori di destra hanno dato una mano ai 5 Stelle a mandare a casa Fassino, e come è avvenuto a Roma, dove gli elettori di destra hanno dato una mano alla Raggi a mandare a casa il PD, la stessa cosa potrebbe avvenire con una convergenza di no da parte dei 5 Stelle e da parte del centrodestra, e lì credo che gli si aggiungeranno anche alcuni elettori di centrosinistra che non hanno dimenticato quando il PD difendeva la Costituzione invece di aggredirla. E quindi
ci sono, non dico che il risultato sia acquisito, il risultato è aperto ed è incerto, ma certamente con il voto di oggi credo che Renzi abbia qualche capello bianco in più. L'ultima battuta su Trame, che cosa si prova a tornare a Trame e come ha trovato il festival? Beh, posso parlare soltanto dell'esperienza mia perché mi sono fiondato in teatro e ho trovato pieno, quindi ho visto che c'era molta gente che è gente che si vede che sta informandosi e sta studiando, perché poi in questo spettacolo ci sono alcune parti che passano proprio attraverso la pancia e altre che invece passano attraverso la testa. Non in tutti i teatri si sente una reazione quando bisogna lavorare di testa, si sente di solito quella di pancia. Stasera ho sentito reazioni anche sulle cose più sottili che andavano a investire la testa, e questo significa che Trame ha creato un'opinione pubblica informata, sensibile, intelligente che riesce a cogliere anche certe sfumature che non tutti colgono, quindi è un lavoro di informazione che mi pare dia i suoi frutti.